lo spirito di misericordia al servizio e in aiuto dei deboli e degli ultimi. È il tratto che sempre accompagnerà il ricordo di Don Aldo Fortunato, i cui funerali sono stati celebrati oggi pomeriggio nella chiesa di Muggiò. Don Aldo è scomparso domenica all'età di 87 anni dopo una lunga malattia, una vita la sua in prima linea nella lotta alla droga e a fianco dei tossicodipendenti. Don Aldo aveva iniziato la sua battaglia contro la droga a metà degli anni 70 nella parrocchia di Muggiò, ha poi fondato con un gruppo di volontari la comunità Arca, che ora ha sedi in tutto il territorio comasco e che in questi decenni ha avuto il merito di salvare tanti ragazzi dal tunnel delle dipendenze. Nel 1992 era stato insignito dell'Abbondino d'Oro, la massima benemerenza civica di Como. Don Giuliano Zanotta, vicario generale della diocesi di Como, nell'omelia di oggi ha voluto rendere omaggio allo spirito di Don Aldo, al suo temperamento, al suo stile di vita, così attento a chi per molti versi è all'ultimo posto, in un suo modo originale, come originale era lui. Durante la celebrazione è stato letto anche un messaggio di Monsignor Oscar Cantoni, vescovo di Crema. Ringrazio il Signore per avere vissuto con Don Aldo i primi anni del mio ministero sacerdotale. Mi ha sempre colpito la sua apertura di mente e di cuore per aiutare la Chiesa a divenire sempre più esperta di umanità, mettendosi al servizio degli ultimi.